Buonasera a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo appuntamento qui su Pokémon Quest. Nella scorsa puntata siamo stati malmenati, azzaccagnati dal boss finale Mewtwo. Quindi quest'oggi riproveremo ovviamente a fare quel livello cercando di batterlo e quindi di finire la main quest di questo gioco. Quindi questo potrebbe essere l'ultimo episodio su Pokémon Quest, non lo so, dipende da loro, dal mio team che ho leggermente modificato. Ma in realtà anche se dovessimo battere Mewtwo, se ci dovessero essere dei livelli interessanti, una post... un post storia molto bello da portarvi, lo farei comunque. Quindi fatemi sapere qua sotto con tantissimi pollicioni all'insù. E intanto non bagniamoci prima che piova, nel senso, ancora non è detto, perché Mewtwo veramente ci ha devastati la scorsa volta. Allora, innanzitutto, che cosa abbiamo qui? Ho sostituito il Machamp, o meglio, ho sostituito il Dragonite per Machamp, perché nonostante io avessi perso un paio di settimane per allenare quel Dragonite, poi le ho buttate praticamente per sostituirlo e mettere Machamp, che ha una mossa, è questa quella che mi ha fatto dire ok, sceglierò lui, ovvero ha Gran Fisico, che mi aumenta non soltanto l'attacco ma anche la difesa, e questo potrebbe essere ottimo, e la fa anche per i compagni, potrebbe essere ottimo contro il boss finale. Infatti ho già fatto dei livelli contro Gyarados, vi ricordate che avevamo avuto delle difficoltà col Dragonite? Con lui non dovremmo averne tante. Quindi quest'oggi che cosa facciamo? Immediatamente andiamo a sbloccare il bonus esplorazione contro il Gyarados, cercando di ottenere qualche bella pietra dorata, per poi andare contro il Mewtwo. Quindi andiamo immediatamente a tuffarci in questo ultimo Lido ancora una volta, e poi dopo ovviamente ci spostiamo direttamente sul Mewtwo e cerchiamo di batterlo, perché è la cosa più importante che ci è rimasta da fare in questo momento. In più in realtà abbiamo la possibilità... Onix leggermente sfasato ha lanciato le cose lontanissime, vabbè. Boh. La seconda mossa di... Onix, che problemi hai? È due volte che spari lontanissimo. Qual è il tuo problema, Onix? Devi farti un controllo alla vista, ma proprio oggi dobbiamo affrontare il boss finale, non mi sembra il caso, Onix. Please. Please, Onix. Se dovesse continuare, ragazzi, anche voi qua sotto nei commenti scrivete hashtag please Onix. Non ha fatto niente fino ad ora. Vediamo se ci riesce a colpirlo. Oh, bene, ce l'ha fatta. E ha fatto anche molto bene. Che devasto, raga. Che devasto. Quando ci si impegnano, comunque, ce la fanno, eh. Ok, nuova pietra, anche se queste qua già ce le abbiamo abbastanza. Vai. Ok, uno l'ha preso. Il suo problema, quello di Onix, è quando gli avversari sono troppo vicini. D'altronde lui è un attaccante di lungo raggio. Non è proprio un attaccante, ma almeno preferisce stare lontano. Che fate? Ok. Oh, perfetto. Vai Machamp, bravissimo. Ma io direi di fare dinamipugno. Sbam. Mamma mia. Allora, non è bellissima. Non è dinamipugno, ho sbagliato. Mega pugno. Non è bellissima come mossa. Non mi piace tantissimo. Ce ne saranno sicuramente di migliori. Però ha preso questa. Preferivo una zuffa, credo che abbia pure. Preferivo quella, però. Ci teniamo quello che abbiamo. Allora, io direi di aspettare un attimo e poi fare di nuovo Gran Fisico, in modo tale che affrontiamo il Gyarados con la difesa aumentata e l'attacco aumentato. Vai adesso, dai. Tanto lui lo battete subito con il primo colpo. Perfetto. Eccoci qua, signori. Guardate la differenza con lo scorso episodio, dove col Dragonite la prima volta abbiamo pure perso. Ora siamo messi in realtà molto bene, anche contro l'iperraggio. Ora se provo a farmi l'iperraggio, prima vado con questo, così magari gli abbasso la difesa. Non l'ha fatto, però va bene. Facciamo anche il dinamipugno. Sbam. Dai, dai, dai. Dai, che abbiamo la difesa comunque aumentata. Guardate quanto reggono. Guardate quanto reggono l'iperraggio. Vai, così. Vedete, in questo modo non ho quasi difficoltà a batterlo. Ok, Onix è appena andato giù, ma come potete vedere, guardate quanta poca vita. E... Sbam! Proprio il Machamp lo butta giù. Così, di prepotenza. Vamos. Dorata, dai, speriamo. Speriamo bene. Speriamo bene. Ci vorrebbe anche un bel livellino per entrambi, così sblocchiamo questo e questo, eh? Che ne dite?
605, not bad, not bad. Non affatto male. Ok. Allora, andiamo nella squadra. Andiamo nella squadra, andiamo a selezionare. Vediamo se ne ha bisogno Onyx di una di un upgrade delle sue pietre. Allora, qui abbiamo un bel 605. Già vedo che c'è una Lakazam che potrebbe giovarne di una cinquantina. Ma anche Onyx che è qua sotto. Anche Lakazam con 509. Sì, mi sa che Lakazam è meglio che si piglia una bella pietra dorata. Faccio così solitamente, prendo chi ha la pietra più scarsa e la sostituisco con quella più forte. Ok, direi che è il modo migliore per proseguire. Allora, poi che cosa abbiamo? Abbiamo un paio di pietre che potrebbero in realtà non servirci. Però me le tengo perché, come avete visto, si stanno per sbloccare due slot da entrambi. Sia da Onyx che da Lakazam. Qua posso migliorare questo. Poi. Per ora diciamo che va bene qui. Questa qui la posso togliere. Tanto ho la 632 lì sopra. Ok. Posso togliere anche questa qua. Ma no, dai, lasciamola. Andiamo. Andiamo di nuovo ad affrontare il boss. Quello che ci ha umiliati nella scorsa volta. E poi dovremmo riuscire qui a sbloccare il pentolone. Credo che ne manchi solamente uno. Dai, riproviamo col Mewtwo. Dai così. Ok. Eccoci qua, ragazzi. Eccoci di nuovo qui. Io aspetto. Aspetto che inizi la lotta. Eccolo, Mewtwo. Ci incontriamo di nuovo. Bene, iniziamo. Ok, vai di gran fisico. Subito. Vai con palla ombra. Ok, non gli abbiamo fatto tantissimo. Ok. Manteniamoci ancora con gran fisico. Dai, diminuiscili un pochettino la difesa. Vai Onyx. Non l'ha preso. Se l'è presa proprio con Machamp lui, eh. Dovrei fargli anche qualche dinamipugno. Attenzione signori, è quasi a metà vita. Machamp sta reggendo benissimo. Io per non sbagliare faccio ancora gran fisico. Dai, bene. Dai, difendete. Ok, forse non va bene comunque, perché in un colpo, forse devo comunque scappare quando mi fa psichico. Via! Che fortuna. Vai. Dai, Lakazam, riprenditi. Vai. Via, tutti quanti, via. Ok. Gran fisico ancora. Ok. Vai, signori, ce la stiamo facendo, attaccate. Yes, ce l'abbiamo fatta. Oh mio Dio, non ci credo. Abbiamo sconfitto Mewtwo, al primo colpo. Signori, Machamp, che cosa ha fatto? Ragazzi, cioè la scorsa volta ci distruggeva in 2 secondi. E invece, con Machamp, con gran fisico ovviamente, e potenziandolo per i compagni. E poi gli altri due hanno iniziato a martellare come dei forsennati, ma ce l'abbiamo fatta. 531, va bene. Che comunque non la utilizzeremo. Non sono ancora tornato nel pieno delle forze. Pazienza, a ogni modo mi hai liberato. Ho un debito di gratitudine con te. Per oggi basta così. E se n'è andato. Abbiamo finito di esplorare l'isola Cubetti. Vabbè, è ora di tornare alla... Vabbè, cosa da niente, ci abbiamo messo un mesetto a fare tutto, ma vabbè, è ora di tornare alla base. Dai, voglio vedere che succede adesso. Ok, titoli di coda. Strano ovviamente vederli magari quasi all'inizio di un episodio, perché abbiamo appena iniziato questo episodio, quasi. In realtà già è da una decina di minuti che siamo qui, eh. È come al solito quando uno fa una cosa che è divertente e il tempo passa velocemente. Quindi io direi di salutarci per adesso, il tempo che io finisco questi titoli di coda, e ci vediamo alla fine in modo tale da continuare, se ce ne sarà l'occasione. Quindi ci vediamo tra un attimo. Ok ragazzi, eccoci qua. Lui è il Pokibee? Non mi fa piacere ammetterlo, ma Mewtwo mi ha giocato proprio per bene.
D'altra parte, in questo modo abbiamo potuto esplorare tutta l'isola. Forse non c'è alcun tesoro straordinario. Dimenticavo, oltre all'arena della leggenda, quest'isola ospita un altro luogo recondito. Nemmeno io ne so molto, è un luogo misterioso, il cui paesaggio cambia ogni volta che lo si visita. Se vuoi saperne di più, perché non provi a raggiungerlo? È giunta per me l'ora di andare. Addio, essere umano. Io tu, accidenti a te. E va bene, vorrà dire che continuerò a esplorare. Certo, non so quando andrò lontano senza pochi B. No, ora si riprende. Pochi B? Eccolo, lo sapevo che si sarebbe ripreso. Ok, ragazzi, quindi abbiamo un sacco di roba. Ciao Freck, ecco pronte le notizie di oggi. Oh, Pochi B, allora stai bene. Meno male. È stata rilevata una reazione ad alta energia sull'isola Cubetti. La fonte da cui è scaturita si è dileguata in volo. Tutti gli istituti di ricerca sono impegnati nell'indagine per scoprire le cause del fenomeno. Beh, noi più o meno sappiamo che cosa è successo. Grazie per aver giocato, prego. E grazie a voi per aver seguito ovviamente questa serie che però... A quanto pare... A quanto pare non è finita qui. Oh mio Dio. Che cos'è? È un edificio quello. Pokémon Quest! No, che bello comunque, l'abbiamo finito. Si ricomincia... Con Pokémon Quest, benvenuti in questo primo episodio del post storia. Allora, obiettivi. Direi che abbiamo sbloccato un obiettivo molto importante, ovvero l'arena della leggenda. E sblocchiamo un pentolone, yes! Il pentolone dorato, yes! Il pentolone dorato, yes! Che adesso vorrei assolutamente provare. E quindi, siccome manca solamente un livello, direi di farlo insieme, magari in questa nuova area recondita che abbiamo appena scoperto. L'isola delle sorprese. I Pokémon e il paesaggio della misteriosa isola delle sorprese cambiano ogni volta che la esplori. Ok. Lì potresti anche incontrare dei Pokémon molto speciali, che non si trovano da nessun'altra parte. Ci sono leggendari qui, ci sono leggendari! Ma posso ancora risfidare Mewtwo se voglio, credo. Comunque, andiamo qui, assolutamente. 18.000, oh mio Dio, questi mi distruggono. Ma va bene, noi ci proviamo lo stesso, giusto per assaporare un attimino. Ok. Gran fisico, subito. Ma sono Psyduck loro. Va bene, fin quando loro sono Psyduck ci può stare. Mi aspetto però un finale di livello con un boss pazzesco, visto che era 18.000. Ok, via, e via, perfetto, stiamo sempre in guardia ragazzi. Ok, già inizia a esserci un Golduck, se gli abbassiamo la difesa un po' meglio, aumentiamo un attimo la difesa, potrei utilizzare un po' di più dinami pugni in effetti, però il tempo che poi recupera, cioè ricarica la mossa, si perde un po', dai facciamo adesso, sbam! Ok. E ora andiamo di nuovo di gran fisico. Bravi. Ok, attenzione. Già questo qui è un boss praticamente. Perché... Cioè... Boh! Esplosi. Ma cioè, non ci andare proprio lì vicino. È pericoloso. Dai che ha la difesa abbassata. Andate tutti da lui. Tirami pugno. Bam! Yes. Perfetto, recupera gran fisico, recupera, ok. Blastoise con tutti gli Squirtle. È il mio starter si è seccato adesso perché io l'ho messo, non lo sto più utilizzando e quindi è un pochettino seccato, ho capito. Capisco. Cosa sta succedendo, signori? Cosa sta succedendo? Non si capisce più niente. Intanto ci dobbiamo togliere di mezzo questi Squirtolini. Aia. Dai, toglietevi di mezzo questi Squirtle. C'è anche il Wartortle. Ok. Rifacciamo così. Facciamo così. Resisti alla Kazam, resisti. No, per poco. Peccato. Vai di mega pugno. Vai. Boom. Dai, ha poca vita comunque. Ce la possiamo fare. Signori, ma quanto siamo forti. Ma c'è anche il tempo lì. 2 minuti e 50, non me ne ero nemmeno accorto. Raga, ma siamo diventati fortissimi con Machamp.
Fortissimi. Ok. 548 di argento? Potrebbe starci. Ok, ragazzi, io direi di provare il nuovo pentolone che abbiamo trovato. Abbiamo sbloccato anche un obiettivo, adesso vediamo tutto. Eccolo lì. I miei vari shiny che girano. Chiudi. Chissà quanti ingredienti vorrà il pentolone dorato. Machop, ovviamente l'avevo messo per far livellare il Machamp. Ok, livello 48, ottimo per lo sparring. Andiamo a vedere che obiettivo abbiamo sbloccato. Forse quelli di tipo acqua, ne abbiamo buttati un bel po'. Ok, 5 coupon, ottimo. Ok. Allora, direi che possiamo utilizzare il pentolone dorato, come vi avevo detto. Quindi, 1, 2 e 3, ne vuole 20. Ne vuole 20. Allora, io direi di provare ancora con il tipo lotta. Tanto lo farò io poi off camera, perché non ci arriviamo a sbloccarli tutti. Questo qui mi sblocca un tipo lotta e voglio vedere a che livello spunta, dato che questo è dorato, così magari faccio un bello sparring col Machamp e mi sale di livello. È quello che mi serve di più in questo momento. E quindi, yes! Pentolone dorato mi sa di aver raggiunto un achievement. Ok, ok, direi che abbiamo fatto abbastanza per oggi. Direi che abbiamo fatto abbastanza. Farei quest'ultimo sparring col Machop. Anche se in realtà non so se mi conviene. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se mi conviene prima farlo evolvere il Machop e poi magari fare lo sparring solo di un livello. Quindi non mi conviene. Mi conviene lasciare i Machop e darglieli in pasto ad uno. Va bene, ok. In più ho anche buttato via uno Slowpoke. Ma vabbè, questi qua si possono rifare. Va bene, a questo punto lo sfruttiamo visto che l'abbiamo fatto. E via. 66 e anche lui fra poco migliora un po'. Ragazzi, io direi che ci possiamo salutare e darci appuntamento ovviamente in un prossimo episodio. Nel prossimo episodio magari potremmo, non lo so, andare a finire tutti questi livelli extra e poi magari farvi vedere come diventano i miei Pokémon allenandoli, eccetera. Beh sì, potrebbe essere una cosa. Vediamo se c'è un boss alla fine. Ah no, c'è il record 20 e 25.000. Non lo so ragazzi, vediamo, perché sono belli tosti qui davanti e in più continuano a cambiare, quindi magari se io rifaccio questo da 18 cambia il boss, quindi potremmo fare qualcosina. Ragazzi, comunque, che dire, io vi ringrazio per aver visto il video fin qui, spero che vi sia piaciuto, mi raccomando, un bel pollicione all'insù se vi siete divertiti, fatemi sapere qua sotto qualsiasi consiglio per migliorare ancora di più e magari se volete anzi farmi qualche domanda per avere qualche mio consiglio qua sotto nei commenti, sarò felice di aiutarvi. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, attivate la campanella, c'è in descrizione, ci vediamo alla prossima, un saluto a tutti, ciao ragazzi!